In un tristissimo episodio di Wuthering Waves. Ragazzi, perché dico un episodio triste di Wuthering Waves, ragazzi? Perché purtroppo ho fallito miseramente, ragazzi. Ma proprio in uno di quei fallimenti storici incredibili che mi ricorderò nella mia carriera di Wuthering Waves. Incredibile. Vi avevo promesso che avrei summonato anche l'anima per provare a prendere Shrokeeper, questo è il personaggio mistico che abbiamo visto nello scorso episodio di Wuthering Waves, che poteva diventare una farfallina, che poteva baffare Rover. Adesso ho iniziato a usare io Rover in team e non l'abbiamo trovata, ragazzi. Purtroppo è stato fallimentare. Potete vedere le mie pull, sono letteralmente zero, ragazzi. Io avevo una roba come 78 sferette dorate e evidentemente io dopo Shang-Li non avevo più summonato, ragazzi, quindi la mia lista summon era praticamente a zero, quindi io ero lontanissimo al PT. Ragazzi, non c'è stata speranza. Non ho trovato Shrokeeper e ho pure perso il 50-50 trovando questo personaggio qui, che vi faccio vedere, che non so se è forte, non so niente. Mi dispiace per questo personaggio incredibile, ragazzi, sembra pure figo, però per adesso, come dire, non riesco neanche a portarlo su di livello, ragazzi, perché più lo vedo, più penso al 50-50 perso nei confronti di Shrokeeper, ragazzi. Quindi purtroppo lui rimarrà a livello 1 per molto, 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 molto tempo. E quindi niente, ragazzi. Il lato positivo in tutto questo, non aver trovato Shrokeeper, è che al 99.000% troveremo Camellia, che è il prossimo personaggio super waifu che ci sarà su Wuthering Waves. Se avete visto i leak, sapete che è assurda, ragazzi. Per carità, c'è una parte di me che avrebbe summonato per Camellia, però usando io adesso Rover in team e mi ci trovo pure bene, io l'avrei sostituita a Verina, perché lei curava, faceva la ulti tipo Naida per aumentare il danno. Ragazzi, purtroppo cercherò di averla nella prossima run, quando ci sarà tra secoli incredibili. Da adesso in poi, ragazzi, tutto quello che farmerò lo terrò per Camellia, ragazzi, e summoneremo Camellia, perché penso stiamo lontano da Camellia tipo 10 pull, perché ripeto, credo di essere tipo a veramente 3-4 pull dal 5 stelle garantito, oppure verso 50-50, quindi Camellia è nostra. Quindi, per carità, è un altro DPS assurdo, posso metterlo in team con Shang-Li. Però, ragazzi, un healer mi faceva comodo, perché a parte Verina, l'unico altro healer che ho è Baisi, che tra l'altro, piccola chicca per gli appassionati, ho trovato la sua costellazione 2, che se non sbaglio dovrebbe aumentare il danno ghiaccio e l'healing bonus del 15%. Quindi abbiamo un secondo healer, tra virgolette. Allora, il menu di oggi è provare questo 4 stelle qui, che è nel banner del nostro adorato Yi-Yan, che tra l'altro abbiamo provato, mi sembra, nel primissimi episodi di Wuthering Waves. Proveremo lei, poi faremo la missione di Shrokeeper, che avevo iniziato per disperazione l'altra volta per provare a ottenere lei, ma non ci sono riuscito, incredibile. E poi faremo qualcosina di secondario, ragazzi. Insomma, un episodio molto chill di Wuthering Waves, più che altro perché la patch ancora è lontana, quindi volevo registrarne uno incredibile. Proviamo la piccoletta, vai! Ah, non avevo capito che era un healer pure lei, ragazzi. Poi testiamola un attimo. Mi fa ridere perché sembra la pre-evoluzione di Shrokeeper. Vediamo come attacca. Ah, ma attacca tipo con Fu, ma dai. Pensavo attaccasse tipo come fosse un caster, invece no. Fichissimo. Vediamo un po' qualche altra mossa di lei. Vabbè, ok, danno, ragazzi, è quello che è. Parliamo, non credo sia costruita per essere un DPS. Però da quello che vedo va forte nei team Cryo. Facciamo la ulti, direi. Cari... No, aspetta! Aspetta, è una ultimate con un quick time event dentro? Cosa mi stai dicendo? Ma siete seri? Non lo sapevo! Aspetta, aspetta. Vedi, cambia un po' il moveset in base, evidentemente, a quanto è stacca, vedi? Assurdo. No, aspetta, ragazzi, mo la rifacciamo, eh. Allora, voglio rifare la ultimate, però con dei nemici che sono quasi vivi. Ok. Allora, voglio provare la ultimate di nuovo. Lei lancia la bomba. No, no, ragazzi, ci deve essere qualche cosa di fighissimo che si attiva se tu riesci a premere i tasti. Però non ci sono riuscito. Magari è una cavolata, però penso faccia del danno importante. No, voglio capire, magari è una cavolata, ripeto, però voglio vedere se ci riesco. Aspetta, riproviamo. Devo premere. Possibile che se li premi correttamente aumenta il danno? Per carità, è simpatica come idea. Hanno reso un 4 stelle originale. Non lo so, però credo sia quello che penso diventi più forte, perché ho visto che una mascherina sus vicino a lei, quindi può essere che si attiva quella a fare. Detto questo, ragazzi, continuiamo la missione di Shrokeeper, perché io letteralmente ho fatto solo l'inizio. Praticamente eravamo io Rover e quella piccoletta
in una zona sus, siamo stati attaccati, è arrivata Shadowkeeper, ci ha fatto tipo uno snap, siamo arrivati in quest'area nuova, i nemici sono tipo al 60 e noi siamo al 50, quindi ci fanno un mazzo così, ragazzi. Un ragazzo mi aveva detto che questa missione tra l'altro era molto molto bella e spiegava molto il legame tra Shadowkeeper e Rover. Vediamo ragazzi, sono curioso, vediamo che succede. Oggi è un episodio un po' chill di Wuthering Waves, ragazzi, però dai, ci sta. Allora, parliamo con Robottino. Dobbiamo usare Robottino per distruggere i cubetti. Va bene. Fighissimo! Dai! Con il laser incredibile. Ok, mi piace. Ok, dobbiamo scendere. Ok, dobbiamo distruggere pure questo. Sì, è come se questa fosse una specie di corruzione sus. In questo posto strano. Sì, infatti dice pulisci le zone corrotte. Ok, va bene. No, mi preoccupano un po' i nemici, ragazzi. Lo dico sinceramente perché sono belli forti, eh. Ah, ok, possiamo salire da qua. Mi piace l'idea. Ok, ci sono delle scale sus. Vai Rover, sta cosa è fighissima, dovrebbero metterla pure in Genshin che può fare queste acrobazie sus. Puliamo questo affare. Ok, siamo arrivati in cima, c'è un baule sus. Ragazzi, prendo tutte le gemme perché praticamente ho zero risorse, quindi va bene tutto. E poi la mappa è bella grossa, ve la faccio vedere. È questa specie di isola molto sus. Dobbiamo andare da questo affare. Attiva. Ok, dobbiamo andare... Ah beh, sì, letteralmente stiamo ripulendo queste torri sus. Vabbè, ci sta. Questa cosa è molto figa di Wuthering Waves, che ti fa fare questi livelli un po' platforming sus. Mi piace molto. Vedete la farfallina? Quello è il simbolo di Shadowkeeper. Incredibile. Tra l'altro, ragazzi, ve lo dico, se vedete la luce che è sus anche oggi, perché sta piovendo, da me, incredibile. Ultimamente, quando faccio video di Wuthering Waves, ho sempre problemi di registrazione, eh. Perché diluvia sempre, quindi. Un'arena sus, nemici incredibili in arrivo. 65, oh gioia mia. Devo cercare di fare la ulti sempre quando vedo un attacco nemico che sta per fare del damage. Ok, ok, devo colpire questo, che il caster lontano sus questo. No. No. Ok. Prende Shang-Li, unico punto di riferimento mio ultimamente. Danno importante, eh? Ecco fatto. Questo ora non ci voleva, Bibi. Il bestione grosso non ci voleva. Devo 65. Dobbiamo eliminare prima gli arcieri sus. Ai ai ai. Ok, ho schivato quel colpo veramente a fortuna. Dove sta l'arciere sus? Eccolo. Schivata sus. Ulti. Soul Cinder. 5.000, non male. Per essere... Down with the curtain. Ripeto, personaggi non buildati mai nella vita. No. Venina. Ok, si sta abbaffando sto coso pure. Ok, buona, buona, buona. Aia, mi ha messo al muro sus. No! No! Ai 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 ragazzi, damage importante. Ok, è andato. Ok, a fatica ma ci siamo riusciti. Ok, terza torre da pulire. Andiamo, e sblocchiamo pure il teleport. Dai. Spero sia l'ultima torre questa. Guarda, mi vanno bene tutti i nemici tranne i golem di prima, quelli grossi sus. E quelli, ammetto ragazzi, che avete visto, ci metto veramente una mare di tempo, quindi. Ok, con calma. Distruggiamo sto coso. E ci sono questi piccoli. Si può fare. Perché li riesco a aggrare con l'attacco di Mianna Masosha. Bene. Allora, questo non era previsto. Ok. Mamma mia ragazzi, qua proprio. Meno male che avevo quell'affare per curarmi, perché altrimenti era finita. Ah, bene. Mi devo tenere Verina veramente come il sacro Graal, perché se mi si muore Verina è finita qua, dici, eh? Ulti di Verina.
questo. No, no. Ragazzi, che adrenalina. Ok. Mamma mia, ragazzi, che fatica. Ulti di nuovo. Mamma mia, che fatica, ragazzi. Mamma mia. Questo è stato veramente difficile. Io ringrazio che avevo quell'affarino per rievocare Shang-Li. Altrimenti, ragazzi, era dura qua. Ok, abbiamo fatto anche questo. Abbiamo pulito tutte le torri sus. Head to the Stargate. Ok, va bene. Andiamo allo Stargate. Ecco, lo Stargate non promette bene, ragazzi, come luogo sus. Ah, filmatino, questo me lo voglio godere, ragazzi, eh. Appoggio un attimo il pad, vediamo un po'. Ok, Rover si è buttato in questo tunnel spazio-temporale sus. Ok. Wow. Legacy of the Lasting Night, la legacy dell'ultima notte. Controlla la stanza. Ancora un bottini sus. Ok, dobbiamo risolvere un enigma con la chiave. Prendiamo questo e lo mettiamo qui dentro. Vabbè, easy. Fanno ridere questi robottini a forma di cubetto, sono bellissimi. Allora, ci ha detto che questo robottino può aprire le porte. Ok, possiamo entrarci dentro. Ma ti portano da un'altra parte, wow. Adesso me l'ha aperta. Ok. Particolare. Ok, adesso l'abbiamo aperta qui. Entriamo qui, prendiamo questo. Beh, io prima prendo lo scrigno, se permetti, ragazzi, ho finito le risorse. Possiamo andare con questa? Molto bene, e l'appoggiamo qua. Ok. Sblocchiamo questo. Lo attiviamo. Ragazzi, siamo fortissimi, eh. Vogliamo parlare, ragazzi, di quanto sono carini questi robottini giardinieri. Sono bellissimi, ne voglio uno. Ok, dobbiamo andare. Guarda che figata! Guarda che roba assurda! Wow! Per carità, ragazzi, mi direte voi che le missioni di Wuthering Waves escono sempre dopo un bel po' di tempo. Però, ragazzi, la classe. Cioè, tanta roba. Due di quelli! Ragazzi, esagerati. Ne basta uno, amici. Ci abbiamo i robottini che ci aiutano, però dai, sei serio? Due di questi. Ragazzi, sarà dura qua. Sarà dura a non morire, più che altro. Dobbiamo farli tankare assolutamente i robottini. E questi, se ci colpiscono, sono del damage troppo importante, amici. Ok, questo è andato. Ok, ci siamo riusciti. GG. Ok, ragazzi, il robottino sus ci ha aiutato. Prendiamo questo affare e scappiamo per la velocità della luce. Corri, Verina, corri, corri, corri. Perfetto, mettiamolo qua. Molto bene. Ora andiamo qua, clicchiamo questo. Ora dobbiamo andare là sopra. Che figo, abbiamo aperto la cosa e lo facciamo tramite la porta. Che figata. Molto figo. Velocissimi, prima che qualche nemico ci venga a dare fastidio incredibile. Dai. Molto bene. Ecco, questo non è un bel posto, amici, eh. Questo è veramente un posto sus. Tocchiamo questo affare. Watch out. Ecco fatto, siamo finiti in un mondo sus. Errore? Ah, capirai. Nooo, ma tu sei matto. Ha fatto meglio un colpo. Ma tu sei matto. Ragazzi, ma ha fatto un jumpscare il Ghost Rider, ma dai! Vabbè, è azzurro questo? Cos'è, il demone della forgia blu, ma è il Ghost Rider blu? Vabbè, citazione, ragazzi, del pochissimo questa, eh? Ma poi il jumpscare mi ha fatto sto coso? Ma scusami! L'hai velocizzato! Ah, perché è un errore? Oh, è il momento di farti del damage, amico. Del damage. Qualcosina. Diciamo che il bimbo è duro, eh. No, ho schivato il tuo colpo sus, amico. Ma fa pure attacchi spicy rispetto all'altro, eh.
the curtain. Ok. No. Imitation. Ok. Provare. One with the sound. Grande rover. Yeah, death damage, boy. Torna nella forgia, Ghost Rider azzurro. Molto bene. Ok, siamo di nuovo all'esterno. Andiamo. No, ragazzi, la voglio finire. Abbiamo fatto praticamente solo la missione di Shrokeeper in questo episodio, ragazzi. Però ci sta. Un po' come l'episodio dove abbiamo affrontato il Dreamless, no? La boss fight assurda di qualche episodio fa, che era una missione lunghissima pure quella. Ok. Un po' creepy. This is... Ok. The Lament. The Lament. It raises cities. Ok, è una guerra, tipo. Topples towers. Crushes civilizations. Ok, distrugge civiltà. Can escape it. Nessuno può scappare da questa distruzione. It's the death knell for humanity. Leaving billions upon billions of lives lost to its way. Quindi lei ha assistito a tutto questo senza poter fare niente, ok. Despair. Obsession. Resentment. Remorse. Ok. These feelings are archived within the tether system. Ok, quindi è come se avesse un sistema dove archivia tutte le emozioni delle persone che sono morte. Wow. The names of each con tutti i nomi delle vittime. Wow. Grasping desperately for a tomorrow that never dawns. Wow. But why? Why is this burden yours to carry? I am the guardian of the black shores, the core of Tethys. Ah, ecco. Lei ha tutto questo perché lei sarebbe il nucleo di questo database, potremmo dire. E sono stata creata per questo scopo. Capisco, ragazzi, perché mi avete detto di fare questa missione. Wow, creepy. Quindi lei non si può muovere da qui, praticamente. Quella vera è qui, perché è il nucleo di questo database, quindi se si muove lei succedono i casini. E noi parliamo sempre con l'ologramma di lei, però abbiamo visto il suo corpo fisico, che è in questo posto sperduto della mappa, in cima alla torre. E quella torre dietro, scusami, che cos'è? Ah, forse è il nucleo che lei controlla, tipo... Ragazzi, è bella lunga sta missione, eh? Io sto quasi a 45 minuti di registrazione, però la voglio finire, quindi... Abbiamo fatto solo questo, ma almeno facciamola tutta. Alcune parti di combattimento, ragazzi, ve le taglierò, ve lo dico già da adesso, perché altrimenti sono io che scappo dai nemici, quindi capite che insomma non è il massimo del divertimento. Ragazzi, non si scappa, dobbiamo rieliminare un altro di questi cosi. Vabbè, questo vedete è mezzo morto, meno male, ma... Ok, morto, meno male, questo è stato facile. Allora, ragazzi, per carità, io ripeto, questa missione è incredibile per Shrokeeper e tutto, ma i robottini di questa missione non hanno senso. Pure io voglio un robottino che pulisce casa così. Cioè, ragazzi, ma quanto impegno ci mettono? Assurdo. Abbiamo posizionato il nucleo che abbiamo trovato dall'altra parte, poi è arrivato un portalino sus e siamo entrati nel portalino sus. Adesso noi siamo con Shrokeeper in quella specie di mondo che lei vedeva distrutto per impedire che il mondo si distrugga, una cosa del genere, ragazzi. Allora, ragazzi, se me la fanno usare... Siamo vicini al finale della missione. Qualsiasi nemico affronteremo, saremo pronti ad affrontarlo in maniera sus. Questa l'ho aperta, però mi serve una porta gialla per poter entrare e arrivare là. Vediamo un po' se la troviamo, eh. Eccola qua. Andiamo qua. Prendiamo questo. È una cucina praticamente questa. Ah, e si è levato da solo il portale. Va bene, molto figo. Ok, l'abbiamo lanciato attraverso il portale e la porta si è aperta. Molto molto bene. Allora, il lato positivo è che in questi combattimenti saremo molto più strong perché abbiamo proprio lei, quindi mi sento molto più tranquillo. Con due healer, insomma, mi devo impegnare a morire. Wow. Cioè fa più danno a lei, tra virgolette, dei miei personaggi, questa cosa fa ridere però. È così incredibile. Ma che fighi sono dei nemici semafori! Ma dai, siete seri? Ma sono bellissimi! Ma erano bellissimi i nemici! Cioè, la sua cura è importante, mi dicono, eh? In generale sto facendo un botto di danno di più. Ok.
Wow. Tanta roba. Cade giù e sale da sopra? GG ragazzi. Troppo forti, troppo forti. Giallo quello e blu quello. Quello cade e sale là. Vediamo un po'. Quello adesso cade lì e dovrebbe andare. Perfetto, da quella parte. Molto bene. Ah, dobbiamo eliminare i nemici e abbiamo pure il tempo. Ah, che bello, amici. Proprio quello che mi piace. Missioni al tempo. Veloci, veloci. Mi spiace, amici, però io vado di fretta qua, Sì, vorrei cercare di usare praticamente solo lei, perché... Guarda il danno che fa. Facciamo la ulti un attimo. Wow. Via via, veloci, veloci, veloci. Ulti. Sì ragazzi, praticamente fa più danno lei dei miei personaggi. Lei praticamente è un healer, va bene. Ok amici, va bene tutto. Però il danno che fa assurdo ragazzi, troppo divertente. Vabbè, understandable, uso solo lei, ho capito. Neanche ci provo a usare gli altri. Perché da usarla così ragazzi mi fa un po', come dire, soffrire che non l'ho trovata. Però che devi fare. Andiamo. Andiamo. Ulti. Ok, andiamo. Veloce, veloce. Mamma mia, che figata. Ecco fatto. Qui mi sa l'idea di final boss qua. The Necro Star is right ahead. Ok. Spicy. Abbiamo lei, quindi sto tranquillo un po', Who's the caged bird now? Ok, eliminiamo prima i piccoletti che sono un problema. Ok, ora quello grosso. Ok, così. È il momento di fare del damage. Questo ragazzi non sente niente. Ok, ora sta sentendo del danno? No, niente, non sente danno proprio questo. Ok, filmatino. Programma copiato. Wow. Ok. Wow. Ok, quindi questa è la catastrofe che sta per colpire il mondo. Ecco qua, stanno per prendere Rover. Fantastico. No. No. Let go. No. No. Your journey will not end. Il tuo viaggio non finirà adesso. Troppo tardi. Vabbè, questa è una scena importante, Spettacolare. Bellissimo ragazzi, che eleganza. Si sacrifica lei per mandare avanti noi. Wow. Quindi tecnicamente abbiamo cambiato il futuro. Se lei si è sacrificata per fermare la catastrofe non ci dovrebbe essere stata. Ora la torre diventerà tutta azzurra, perché abbiamo eliminato una minaccia. Infatti. Ragazzi, verrà un video epocale. Ragazzi, io pensavo fosse finita, invece no. Dobbiamo andare ancora più in deep a cercare Shadow Keeper, perché Rover la vuole ritrovare. Ragazzi, let's go. Ok. Un altro filmatino. Però quella lì sembrava proprio il finale finale. Invece stiamo ancora cercando lei. Ok, questo non me l'aspettavo. Molto spicy. Oh, amici. Siamo nel sistema Tethys. Ci stanno bombardando di laser, sus. Ok, quick time event. Fantastico.
Ok, si sente la voce di lei che ci dice che dovremmo andare via, però noi continueremo a cercarla. Molto bello questo. Wow. Che figata, ragazzi, sì. Quick time event, mi piacciono molto. Wow. Sì, vabbè, pure il treno susto, ma che figata è! Ragazzi, ma dai, ma è la miglior missione del gioco, mani basse? Fighissimo, ragazzi. Ora capisco perché quel ragazzo mi ha detto di fare sta missione. Ah, ma non possono farmi niente, praticamente sono immortale in questo momento. Ok. Fighissimo. Altra cinematic. Ah, beh, queste sono delle manine giganti, mi dicono. Ah, mi sa che qui c'è il vero boss finale. Amici, quale minaccia ci sarà qua dentro? Beh, da un grande martello derivano grandi responsabilità. Bello sei. Sembri uscito da Destiny. Livello 95! Cosa? Come livello 95? Io che gli faccio a sto coso? Tutto scriptato, ragazzi. Noi siamo al 90, lui è 95, siamo con Rover. È la classica boss fight di fine missione epica, dove possiamo vincere perché il gioco ce lo fa fare. Ok. Questa è una Rover speciale. Avercela una Rover così potente. Sicuramente è il nucleo del sistema. Fighissimo. Ok. Ulti di nuovo. The damn. Spicy. Ok. No, dai, 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 non la fine, dai. Ti prego, uno di vita, su. Niente, ragazzi, mi devo uccidere con uno di vita. Tra l'altro usiamo Dreamless come potere speciale, figo. Ok, ce l'abbiamo fatta. GG. Molto bene. Ah, ma è lei! Wow. Beh, se la riusciamo a salvare siamo fortissimi, Pure. Comunque, ragazzi, Rover è un po' cazzuta, comunque. 37. Wow. 62%. Se non la salviamo tra poco, ragazzi, verrà resettata, mi sa, 85. Pure. Non riusciremo mai a salvarla, ragazzi. Wow. La falce da dove l'ha tirata fuori, Rover? Wow! Vabbè, che figata, ragazzi, la migliore missione del gioco a mani basse. Bella scena, spettacolare. Per poco. Oh, ce l'ha fatta. Che figata. In realtà c'era pure all'inizio missione un pianoforte sus. Questa musica è incredibile. Ah, è lei. Ok. You can do it too. Wow. Come, give it a try. Ragazzi, mamma mia. Chissà se l'abbiamo veramente salvata. Sì, l'abbiamo salvata veramente. Bellissimo. Quello era un ricordo, questo no, è un rover vera. Non dovresti essere qui. Tethys and the Black Shores will find another way. Ok. Someone kept this from me. Didn't they? Wow. That sounds familiar. Vedi? I feel like I heard it before. Cioè, sta ricordando la canzone, la musica. You taught me how to play it. Tanto tempo fa mi hai insegnato a farla. I see. Ma non mi ricordo niente, giustamente. I have no memory of it. I'll teach you. Ti insegnerò. Oh, che dolcezza! Come hai fatto te con me? Vabbè, non ho parole. Thank you.
Capisco perché ci hanno messo due patch, ragazzi, a fare sta missione. È incredibile. Oh, che dolcezza. Con le farfalline, no, dai. Ok, lei non è più dove era posizionata fino a poco fa. Wow, eh sì, ragazzi, l'abbiamo salvata, vedi? A mani basse è la migliore missione del gioco, ma proprio eoni avanti a tutto il resto. Ripeto, capisco perché ci hanno messo due patch per scrivere e fare tutta questa missione. Mi sono affezionato pure io a questo personaggio tantissimo e mi fa rodere ancora di più il culo che non l'ho trovata. Incredibile. Per il resto, ragazzi, wow, un episodio dedicato solo a questa missione, ma penso ne valga veramente la pena, ragazzi. Commovente, adrenalinica, combattimenti assurdi, enigmi simpatici, il legame con Rover, con lei. Ragazzi, sinceramente non ho parole. Sto più di un'ora di registrazione, quasi un'ora e un quarto. Ragazzi, fatemi sapere se vi è piaciuta anche a voi questa missione incredibile di Shrewkeeper. Spero che anche Camellia avrà una missione così sus. Che cosa con voi? E ci vediamo al prossimo episodio di Wuthering Waves. Pazzesco assurdo. Con Camellia incredibile.